Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla mia mano, alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre, ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo. Dal Libro di Cielo, volume 12, 9 luglio 1918. Continuando il mio solito stato, il mio dolce Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, io sono tutto amore. Sono come una fonte che non contengo altro che amore. Tutto ciò che potrebbe entrare in questa fonte perde la sua qualità e diventa amore. Sicché in me la giustizia, la sapienza, la bontà, la fortezza, eccetera, non sono altro che amore. Ma chi dirige questa fonte, questo amore e tutto il resto? Il mio volere. Il mio volere domina, regge, ordina, sicché tutte le mie qualità portano l'impronta del mio volere, la vita della mia volontà, e dove trovano il mio volere fanno festa, si baciano insieme. Dove no, corrucciati, si ritirano. Ora, figlia mia, chi si lascia dominare dalla mia volontà e vive nel mio volere, fa vita nella mia stessa fonte, essendo quasi inseparabile con me, e tutto in lui si cambia in amore. Sicché amore sono i pensieri, amore la parola, il palpito, l'azione, il passo, tutto. Per lui è sempre giorno, ma se si scosta dalla mia volontà, per lui è sempre notte. E tutto l'umano, le miserie, le passioni, le debolezze escono in campo e vi fanno il loro lavorio. Ma che specie di lavorio? Lavorio da piangere. 12 luglio 1918. Stavo pregando per un'anima moribonda con un certo timore ed ansietà, ed il mio amabile Gesù venendomi ha detto: figlia mia, perché temi?
Non sai tu che ogni parola sulla mia passione, pensiero, compatimento, riparazione, ricordo delle mie pene, tante vie di elettricità, di comunicazione si aprono tra me e l'anima, e quindi di tante varietà di bellezze si va adornando l'anima. Lei ha fatto le ore della mia passione, ed io la riceverò come figlia della mia passione, vestita del mio sangue e ornata delle mie piaghe. Questo fiore è cresciuto nel tuo cuore, ed io lo benedico e lo ricevo nel mio cuore come un fiore prediletto. E mentre ciò diceva, si sprigionava un fiore dal mio cuore e prendeva il volo verso Gesù. 16 luglio 1918. Questa mattina il mio dolce Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, non ti stare in te, nella tua volontà, ma entra in me e nella mia volontà. Io sono immenso, e solo chi è immenso può moltiplicare gli atti per quanti ne vuole. Chi sta in alto può dare luce al basso. Non vedi il sole? Perché sta in alto e luce ad ogni occhio, anzi, ogni uomo può tenere il sole a sua disposizione come se fosse tutto suo. Invece le piante, gli alberi, i fiumi, i mari, che stanno nel basso, non stanno a disposizione di tutti. Di loro le creature non possono dire come del sole: se voglio lo faccio tutto mio, ad onta che possano goderlo gli altri. Ma però tutte le cose basse ricevono il beneficio del sole, chi la luce, chi il calore, chi la fecondità, chi il colore. Ora io sono la luce eterna, sto nel punto più alto. Per quanto più in alto, e per quanto più in alto mi trovo, più mi trovo ovunque e fin più giù, e perciò sono vita di tutti, e come se fossi solo per ciascuno. Quindi se vuoi far bene a tutti, entra nella mia immensità, vivi in alto, distaccata da tutto ed anche da te stessa. Altrimenti si farà terra intorno a te, e allora potrai essere una pianta, un albero, ma mai un sole. E invece di dare, devi ricevere, e il bene che farai sarà tanto stretto da poterlo numerare. Anche oggi un vero spettacolo, questi piccoli, brevi, ma densi e intensi paragrafi. Il primo soprattutto è un altro piccolo assoluto capolavoro, oltremodo illuminante, ci farà comprendere, se il Signore attraverso lo Spirito Santo ci dà la grazia di meditarlo bene, anche alcuni aspetti proprio fondamentali, proprio del mistero dell'amore, che generalmente non sono molto compresi, perché spesso e volentieri l'amore si scambia con un sentimento. Ma se è vero che per noi esseri umani all'amore segue, o se preferiamo all'amore si accompagna, un sentimento, l'amore non è mai freddo, arido, è però vero che, pensiamo, no? Un sentimento è qualche cosa di passeggero, di labile, no? Oggi c'è e domani potrebbe non esserci più. L'amore è certamente qualche cosa che va oltre, ecco. E Gesù qui lo spiega molto bene. Una piccola premessa. Allora, Gesù dice queste testuali parole: io sono tutto amore. Non fa altro che farsi eco, questo perché ricordiamo sempre il necessario rimando, ecco, tra questi scritti di Luisa e la Sacra Scrittura, che è la fonte della rivelazione pubblica. San Giovanni nelle sue lettere per due volte, nella prima lettera, afferma apoditticamente, ecco, perentoriamente, proprio in forma di sentenza: Dio è amore. Il costrutto proprio verbale di questa frase, con soggetto, copula e parte nominale, ecco, vuol dire che l'essenza di Dio è l'amore, ma dire che l'essenza di Dio è l'amore vuol dire che tutto ciò che Dio è, che fa, è tutto quanto è comunque riconducibile all'amore. Qui Gesù è come se te facesse l'omelia su quella frase di Giovanni, ne dà una spiegazione bellissima. In me la giustizia, la sapienza, la bontà, la fortezza non sono altro che amore. Qui dobbiamo assolutamente fare attenzione. Vuol dire che tutti gli attributi divini vanno tutti
concepiti, letti e compresi dentro l'orizzonte dell'amore, perfino quello della giustizia, che sembrerebbe a prima vista contraddire l'amore, no? Ma cosa significa? Significa che anche nell'esercitare la giustizia, cosa che Dio fa, in fondo l'esercizio di quella giustizia è amore. E questa è frase che bisogna ovviamente ben meditare. Supponiamo per esempio i famosi, ne parla tante volte negli scritti Gesù, ma si capisce, lo spiega, no? I flagelli, i cosiddetti castighi, eccetera, eccetera. Cosa sono quelli? In realtà sono atti di amore, perché sono correzioni di un padre verso un figlio. Se io ci avessi un figlio, d'accordo, che è tossicodipendente, che sta andando alla morte, e gli tolgo tutti i soldi, e come dire, lo esorto vivissimamente a andare in comunità, quindi lì dovrà soffrire in comunità per disintossicarsi, ma lo faccio perché lo amo, dico lo faccio perché ci godo nel vedere mio figlio che soffre, perché lo voglio punire, ecco, degli errori che ha fatto. Ecco, quindi anche quando è chiamata in causa la divina giustizia, si pensi sempre all'amore, si pensi a quello che scrive San Tommaso, l'ho detto tante volte, che anche all'inferno, ecco, dove le anime ci vanno per giustizia, nel senso che il Signore prende atto delle loro libere scelte e dà al diavolo, concede al diavolo di prendersi quello che è suo, perché la giustizia consiste di dare, nel senso proprio etimologico, anche nel diritto romano, sum cuique tribuere, dare a ciascuno il suo. Se io nella mia vita ho scelto il diavolo vivendo lontano da Dio, e se al diavolo appartiene la mia anima perché io gliel'ho data, vivendo secondo la volontà del diavolo e non secondo la volontà di Dio, giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo. Però, dice San Tommaso, siccome i diavoli sono crudeli, sono spietati e torturano quelli che vanno a finire nel suo regno, lì arriva la misericordia di Dio, che è una proprietà del suo amore, e non permette al diavolo, che ai diavoli che torturino un dannato X, più di quanto si è meritato. E su questo assolutamente, quindi nemmeno cioè, i diavoli già non possono fare tutto il male che vogliono sul pianeta Terra, questo lo sappiamo tutti quanti. Padre Pio diceva che se ai diavoli fosse data dal cielo libertà d'azione, potremmo mettere il conto alla rovescia, non arriviamo a 10 secondi che la Terra sarebbe distrutta. Noi non ci rendiamo conto di tutto questo, eppure, dice, ma come? Eppure vediamo che insomma il potere dei diavoli non è piccolo, ma in confronto alla capacità di male che hanno è piccolissimo. E questa cosa arriva anche all'inferno. Questo semplicemente per stimolare qualche riflessione sul fatto che anche la giustizia, che qualche persona un po' troppo precipitosa, frettolosa e superficiale, dice che la giustizia di Dio non esiste perché Dio è buono, no? Contraddicendo i dati della Sacra Scrittura, contraddicendo il Magistero della Chiesa. Mi ricordo benissimo un'omelia sul libro del Siracide di Papa Francesco di un paio di mesetti fa, commentando il passo che in Dio c'è amore, ma in Dio c'è misericordia, ma c'è anche giustizia, ha fatto una bellissima esortazione sotto questo punto di vista, no? Quindi non è argomento valido, anche perché è falso, anche perché anche la giustizia è in Dio amore. Attenzione però poi all'altro passaggio. Come mai io sono tutto amore, dice Gesù? Chi dirige questa fonte? Questo amore e tutto il resto? Il mio volere. Questa cosa è talmente importante che ci fa comprendere bene, anche per noi, l'amore è anzitutto un atto di volontà, non è un sentimento. Se l'amore fosse un sentimento, il primo comandamento, che è un comandamento, non potrebbe essere: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. È il prossimo come te stesso. No. Come vai a comandare un sentimento? Se sta il proverbio popolare che dice al cuore non si comanda. Se l'amore fosse solo un sentimento,
Per certi aspetti il sacramento del matrimonio non avrebbe ragione d'essere, perché il sacramento del matrimonio nasce dallo scambio del consenso degli sposi, che sono i celebranti, non è il prete il celebrante. E che cosa dicono gli sposi? Usiamo la nuova formula, quella che è stata. Io, Francesco, accolgo te, Nicoletta, come mia sposa, e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Prometto di amarti. La promessa è un impegno. Io la promessa la faccio perché la voglio fare, e una volta che l'ho fatto è la mia volontà che mi obbliga a rispettare quella promessa, qualunque cosa fa, qualunque cosa succeda. Allora comprendiamo, no? Come in Dio, lo dice Gesù, l'amore stesso ha come fonte il divin volere, perché è il divin volere che lo domina, che lo regge e che lo ordina. Così per noi, noi amiamo se facciamo la scelta di amare e la scelta di rifiuto dell'odio. Ecco perché Gesù può dire: amate i vostri nemici. Ma come fa uno a innamorarsi di un nemico? Perdonate. Il perdono è un atto della volontà. D'accordo? Il perdono può coesistere con la ferita, cioè una persona mi fa del male, mi fa una ferita bruttissima, quindi è chiaro che magari se io ci penso, se io la perdono, avverto dentro il cuore una sofferenza, un disagio, un malessere. Ma questo non vuol dire che non l'ho perdonata. Io l'ho perdonata se gli rimetto l'offesa, se prego per lei, se non gli voglio niente di male, se la incontro per strada anche forzandomi e superando, come dire, il sentimento comprensibile di ripugnanza, gli dico buongiorno e buonasera, come Gesù dice nel Vangelo, no? Non dice di fargli un monumento a chi ci fa del male. Dice: se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Quindi, cioè, questo è, mettiamocelo bene in testa, espressione tipica del Papa, no? Quando dice qualcosa di importante. Questa è una cosa importante, non la dico solamente io, dice nostro Signore, no? La fonte dell'amore è la volontà. E allora Gesù dice, attenzione, se tu raggiungi la divina volontà, vivrai di amore, per amore, nell'amore, con amore, e insieme a questo prenderai anche tutte quante le altre qualità divine, perché se tutte le qualità divine stanno nell'amore e sono adesso riconducibili e in esso bisogna leggerle, e l'amore sta nella divina volontà, se trovi la divina volontà e vivi in essa, attenzione cosa dice qui Gesù: chi si lascia dominare dalla mia volontà e vive nel mio volere. È bellissimo, attenzione, chi si lascia dominare. Quanto la divina volontà può operare in me? Perché questa è un'altra cosa che dobbiamo metterci bene in testa. Attenzione su questo punto, questo è proprio un punto, questo è il punto dei punti. Dio da me non si prende nemmeno una virgola, ma nemmeno una virgola in più di quello che io liberamente gli do. Qui non è una chiacchiera, se io voglio lasciarmi dominare, l'abbiamo visto tante volte, dalla divina volontà, certamente glielo devo dire a nostro Signore, ma lo può dirglielo nella preghiera: io voglio che la tua divina volontà mi domini. Oh, però poi non posso, dopo che ho fatto questa preghiera, dalla mattina alla sera va tutto la testa mia, come se Dio non ci fosse, e non chiedermi mai, oh, ma non devo fare un passo indietro qui, ma cosa mi sta chiedendo Gesù in questa situazione, eccetera, eccetera. Che te dominare allora. Dominare è dominare, cioè c'è proprio quell'atteggiamento interiore di un cuore docile, un cuore tenero, avete visto, come il burro, cioè non c'è bisogno di fare forza, cioè, quando tu lo tagli, si taglia dolcissimamente, perché tutti gli interventi, diciamo così, della divina volontà su di noi sono sempre di questa proporzione. Sono sempre caratterizzati dalla delicatezza, dal rispetto della nostra libertà. Sono operazioni finissime, delicatissime. E se tu c'hai le orecchie aperte e li vuoi realmente stare a sentire, ne sentirai una miriade durante la giornata. E ti adeguerai ad esso, se vuoi lasciarti, ad essi, se vuoi lasciarti dominare dalla divina volontà. Altrimenti no. Altrimenti no. E tutte quante queste cose belle diventano chimere, diventano sogni. Chi si lascia dominare dalla mia volontà e vive nel mio volere. Allora che succede? Fa vita nella mia stessa fonte.
ed è inseparabile da me. E attenzione, tutto in lui si cambia in amore. E questa non sono chiacchiere, cioè la persona stessa e chi gli sta intorno ne sarà consapevole, lo vedrà. Cioè, se noi non appariamo, non apparire nel senso dell'apparenza pirandelliana, cioè un conto è quello che sono, un conto è quello che appaio, o l'apparenza pirandelliana o l'ipocrisia farisaica, ma se io appaio appunto per quello che sono, quindi con una trasparenza d'amore, e così sono percepito, è segno buono. Ma questo non è un problema di essere diventati, come dire, grandi virtuosi, cioè questa operazione, questa veramente scatta in automatico se c'è il requisito, il presupposto, cioè lasciarsi dominare nella divina volontà e vivere nel divino volere. Sappiamo già che questa espressione significa fare gli atti, moltiplicare gli atti di unione, di fusione, gli atti attuali nella divina volontà, i piccoli giretti, anche quelli istantanei, quelli che facciamo quando mangiamo, quando usciamo e guardiamo il cielo o cose di questo genere. Allora, se raggiungi questa fonte, ecco che avvengono una serie di cose di cui noi non siamo consapevoli, ma che avvengono realmente. Tutto in lui si cambia in amore. Amore sono i pensieri, amore le parole, amore il palpito, amore le azioni, amore il passo, amore tutto. Com'è un passo d'amore? Come cammina una persona che è tutta amore? Proviamo a pensarci. Noi siamo sempre poco riflessivi, no? Guardiamo, non lo so, le camminate quando arrestano qualcuno o in qualche serie poliziesca, perché gli attori sono bravi a fare queste cose. Come cammina un delinquente, un malvivente o un mafioso o cose di questo genere? Cammina in maniera superba, no? In maniera altera, c'è proprio un passo che anche nel passo vuole far vedere, insomma, che lui è un boss, che lui è uno che comanda, uno di cui gli altri devono avere rispetto e soggezione. E come camminavano Gesù e la Madonna, per esempio, no? E come cammina una persona che è tutto amore? Adesso non è che noi dobbiamo adesso metterci a fare gli attori e dire fammi vedere come cammino, la camminata amore secondo me è così, ma mi metto a farla. Perché se vivi nell'amore, tu farai la camminata d'amore senza che ci stai a pensare, la fai spontaneamente, perché ti viene spontanea. Ma se ti scosti dalla divina volontà, a riscendere la notte, e che succede? Questo è sempre un altro automatismo, no? Perché tanto quanto sto nella divina volontà, questi sì che sono automatismi, ma questi sono automatismi santi. Se sto nella divina volontà, le mie miserie, le mie passioni, le mie debolezze ci stanno ancora, d'accordo? Perché io fino a quando sto qui sulla terra sono viatore, sono un essere umano, ma sono neutralizzate. Significa neutralizzate, non possono attivarsi. Se si stanno attivando, quindi se io mi sento uno scatto di nervosismo, sono già uscito un po' dalla divina volontà. Se non quello scatto non lo sentirei. Non è che lo scatto di nervosismo mi fa uscire dalla divina volontà anche, ma proviamo a vedere anche il processo contrario. Se lo sento, vuol dire che sento viva in me la passione dell'ira, io un pochino dal divino volere ci sono uscito, perché in Dio le passioni non ci stanno, non ci sono. E quindi anche se dentro di me ci stanno, se devono stare zitte, se devono stare buone, se sto unito e fuso col divino volere, che chiaramente richiede tutta quanto una serie di operazioni. Su questo tante volte abbiamo meditato, no? Questa è un'ascetica tra virgolette nuova, non perché dica cose nuove, perché la santità è sempre le virtù eroiche. Leggevo stamattina che adesso arrivano altri 2 beati e 5 venerabili prossimamente, ringraziamo nel Signore, quindi la santità è sempre virtù eroica, sempre, d'accordo? E vizi messi sotto i piedi e peccati eliminati. Però qui c'è un modo molto più fecondo e tra l'altro molto più santificante di operare, perché si va alla fonte anziché andare ad aprire 150 fronti di azioni su tutti quanti i nostri difetti. Si cerca di raggiungere la fonte della luce e della vita, che è la divina volontà. E se cominciano a uscire in campo passioni, debolezze e miserie, lavorio da piangere, dice Gesù.
Bellissima questa espressione. La vita comincia a diventare una cosa proprio brutta, penosa, brutta proprio. Ecco. Due brevi meditazioni sui paragrafetti seguenti. La grande consolazione. Qui c'era un'amica di Luisa, si capisce, che stava morendo. E Luisa chiaramente gli voleva bene, gli prende un po' di apprensione. Diciamo che sta, che fa? Sarà salva? Se ne... E Gesù gli dice... Ma questo ha fatto le ore della passione. E io lo riceverò come figlia della passione. Dice, ogni parola sulla mia passione, pensiero, compatimento, riparazione, ricordo, tutte cose presenti nelle ore della passione, perché lì non è soltanto un, come dire, un sedersi e leggere il racconto di quello che è successo a Gesù. No, nelle ore della passione ci stanno devotissimi pensieri sulle sofferenze di Gesù, ci stanno tanti compatimenti, ci sono tanti atti di riparazione che si fanno mano a mano che si dicono, no? E questa è tanta roba, questa qui. Cioè, quindi sono delle cose belle quello che dice Gesù, quindi non possiamo certamente crogiolarsi, anche qui penso sia inutile dirlo, ma meglio chiarire alcuni equivoci, no? Io faccio l'ora della passione, poi fino della passione prendo chi mi sta davanti e gli tiro il collo, insomma, no? Tanto ho fatto l'ora della passione e quindi me ne vado in paradiso. Ecco, è inutile evidenziare che non è questo lo spirito, no? Certamente Gesù non sta dicendo questo, però è indubbio che chi ha attivato queste correnti di interscambio così care a Gesù, come è il pensiero, il ricordo, il compatimento, la riparazione delle sue pene, ma come fa ad andare all'inferno? Insomma, l'inferno è un po' troppo, no? Addirittura la riceverò come figlia della mia passione e come fiore cresciuto nel tuo cuore. Questo è bellissimo, no? Anche le amicizie veramente sante, che il Signore ce le conceda, dove sta a cuore all'amico il bene dell'anima dell'amico, no? Quindi veramente può diventare un fiorellino che germoglia da un cuore. L'ultimo paragrafetto che abbiamo letto insieme è di nuovo un approfondimento dello stare nella divina volontà. Dice, non stare in te, nella tua, ma entra in me, nella mia. E Gesù fa un esempio meraviglioso, perché quando noi ci muoviamo, e qui fa riferimento agli atti ancora, che sono più importanti di quelli che pensiamo. Dobbiamo fare un'attenzione continua a questo qui, cioè richiamarli ogni giorno, perché la nostra natura purtroppo tende a trascinarci nel basso, nella dimenticanza. Cerchiamo di santificare tutti gli atti della giornata, anche i più indifferenti, quando ci laviamo, quando mangiamo, quando dormiamo, quando passeggiamo, quando lavoriamo. Lo facciamo nell'atto preventivo, ma più ci ri... quando incontriamo una persona, quando preghiamo, più si moltiplicano e meglio è, sempre con calma e senza ansia, perché appena questo succede, noi entriamo nella divina volontà e tutto quello che noi facciamo si illumina della luce divina del sole, diventa un piccolo sole, partecipa dell'immensità di Dio e va a fare un enorme bene a tutto e a tutti, anche se noi non ne siamo consapevoli. Ecco, se questo invece non c'è, immagine che Gesù fa è molto bella, noi, diciamo, nell'ambito del creato diventeremo, che ne so, dei bei fiorellini, già è tanto per carità, dei begli alberelli, già è tanto per carità, ecco, ma non soli. E quindi l'alberello, certamente l'alberello, se uno lo vede, ha una sua bellezza, quindi chi vede un bel alberello dice che è bello alberello, se è un albero da frutto ne prende i frutti, ma l'alberello deve ricevere anche molto dagli altri, perché deve ricevere l'acqua, deve ricevere il concime, deve avere la terra, deve avere le radici, deve essere potato, deve essere curato, d'accordo? Invece il sole non piglia niente da nessuno, il sole dà punto e basta, d'accordo? Quindi cosa vuol dire fuori di metafora? Anche qui è un altro... Tanto più noi abbiamo bisogno, e qui ci vuole sempre discernimento, di andare a prendere qualcosa in giro, no? Dalle creature, ma... Quando si fa questo come bisogno, perché è chiaro che noi abbiamo comunque un interscambio normale con il prossimo, se il prossimo fa una gentilezza, è chiaro che io sono contento, la prendo con gioia, d'accordo? Anche perché prendere una gentilezza con gioia è un atto d'amore. Quando qualcuno ci fa una gentilezza, tante volte l'ho detto, se uno sta nella divina volontà, ma anche se non la gradisco quella gentilezza, la prendo lo stesso.
siamo al mese di maggio, sto a fare il fioretto, se vai in un posto, te lo dico io, sacerdote, tu stai a fare il fioretto, magari una persona ti fa, ti offre, non so, un dolce, una cosa, se l'ho fatta apposta per te, ma come fai a dirgli di no? Io credo che la Madonna gradisca di più, dice, siccome non dipende dalla mia volontà, ma qui si tratta di non mortificare una persona, ma io quel dolcetto lo prendo, poi riprendo, d'accordo? E perché? Per me è un atto di amore, perché se una persona fa una cosa per te, mostrarti contento e accoglierla è un atto d'amore, oltre che di buona educazione e di cortesia. E questo si deve fare. Quindi, che cosa voglio dire? Cioè, quando si vive in questa aria pura di cielo, si è liberi, cioè, se me l'ha fatta quella gentilezza, me la prendo con gioia. Se non me la fa, non fa niente, cioè, non ci faccio manco caso. Non sto di, ma guarda questo, mi ha invitato a casa sua, mi ha offerto manco un bicchiere d'acqua. Non mi viene proprio sto pensiero. Se te viene, questo è un pensiero umano, questo qui. Vuol dire che tu sei un alberello, cioè che tu campi ancora di queste piccole cose. Capito? Che te importa che ti ha dato il bicchiere? Cioè, abbiamo altro a cui pensare, sono altre le cose importanti. Ecco, quindi questo discernimento profondo dobbiamo farlo su noi stessi. Qui chi viene alla divina volontà non è un solitario, un eremita che sta isolato da tutto e da tutti, ma è il modo con cui vive tutto, che è completamente differente, divino. D'accordo? Se io ho un amico e non lo sento per 3 mesi, non è che dico, ma guarda questo, mi fa manco una telefonata. È un amico, d'accordo? L'amicizia è libera. E se ci vogliamo sentire 3 mesi dopo, ma non è che dici, ah, guarda, ma questo si è fatto io dopo 3 mesi, che gli serve? Non vengono questi pensieri. Oppure c'è un altro modo di condurre un'amicizia, con un'altra amicizia mi sento liberamente, un pochino più spesso, ma senza nessun problema. Ecco, io spero sempre che lo Spirito Santo ci faccia capire bene queste, perché insomma qui chi parla, io credo che sia Gesù la fonte di queste cose. Quindi quando Gesù fa un esempio, quindi questi esempi, capirli bene, no? Il sole o l'alberello o il fiorellino eccetera eccetera, ti sta dicendo qualcosa di grande, ti sta dando dei criteri per capire anche quello che accade in te e per correggere, rettificare quello che accade in te. Ecco, per essere completamente appunto soli, che danno a tutti con gioia, d'accordo? E contemplano quello che tutto sono, senza però sentire il bisogno di nulla, bisogno profondo di nulla, se non dell'unica cosa necessaria, come disse Gesù a Marta, una sola è la cosa che conta. Sta già scritto nel Vangelo, ovviamente, prima che qui, ed è Dio e la sua divina volontà. Tutto il resto è come se non ci fosse, diciamo così, anche se c'è, ed è bello e bene che vissuto rettamente ci sia. Grande luce oggi arrivata da queste splendide pagine, o Santa Vergine Maria, luce che tu conosci benissimo, ecco perché la tua vita è stata, lo vediamo in continuazione da quello che si conosce di te, tutto è solo amore, e lo sappiamo qual è stato il tuo grande segreto. Ecco, nel mese di maggio andiamo col pensiero e molti anche con la pratica alla Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Il segreto di tutto è stata quella consegna della tua volontà fatta al primo istante del tuo concepimento, fatta e mantenuta. Tu sì che sei vissuta lasciandoli dominare dalla divina volontà, proprio lasciandoli dominare senza neanche sapere cosa significasse fare un atto
di volontà propria. Ed ecco perché l'amore ha assolutamente giganteggiato, ed è a dire poco anche usare un termine di questo genere, nella tua esistenza. Questo è il tuo grande segreto, ecco, aiutaci a fare in modo che diventi anche il nostro grande segreto e anche la nostra grande realtà, oltre che, come certamente già è per tutti, il nostro grande desiderio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.